diciamo, l'idea di questa tavola rotonda è quella di mettere un po' a confronto esperienze di sistemi alimentari alternativi che la nostra ricerca individua come soluzioni di prevenzione strutturale dello spreco alimentare. Allora, abbiamo, diciamo, reti alimentari più strutturate come quella di Campagna Amica con i diretti, di cui abbiamo la vicepresidente, il vice direttore nazionale. E Campagna Amica è una, diciamo, fra le altre cose, una rete di mercati di coltivatori diretti diffusissima in molte città d'Italia, probabilmente la rete più diffusa che abbiamo. Francesca Rocchi di Slow Food è vicepresidente nazionale e si occupa in particolare di educazione, di tutela del paesaggio, fa parte della coalizione Clima, è portavoce della coalizione Clima, e ha lavorato anche, diciamo, è seguito l'iter del disegno di legge sul consumo di suolo, contro il consumo di suolo. Le attività di Slow Food che si legano di più ai temi del rapporto sono quelle, appunto, dell'organizzazione di mercati della terra, contadini, di tutela dell'agrobiodiversità, orti urbani e educazione alimentare. Poi abbiamo alla mia destra Vincenzo Vizioli, che è presidente dell'AIAB, l'Associazione Italiana dell'Agricoltura Biologica, e della FILAB, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica, di cui è presidente. Le attività principali dell'AIAB rispetto ai temi del rapporto sono l'organizzazione dei biodistretti, quindi di distretti territoriali di produzione biologica, la tutela della legalità in agricoltura, citiamo anche la coalizione Stop Glifosato contro l'uso dei pesticidi in agricoltura, varie organizzazioni internazionali, IFOAM, Via Campesina, e poi l'organizzazione di gruppi coordinati di acquisto di offerta, di domanda di offerta, GODO, quindi sul modello dei gruppi di acquisto solidale. Abbiamo alla mia sinistra Davide Bjorghini, fisico di formazione e facente parte del tavolo della rete di economia solidale italiana, in particolare dell'area conoscenza e ricerca. La rete di economia solidale italiana è la rete che connette varie esperienze di gruppi d'acquisto solidale e di distretti di economia solidale territoriali che mettono insieme produzione e consumo. Poi abbiamo Pierpaolo Lanzarini, bolognese, laureato in scienze naturali, direttore già del Parco regionale del Corno alle Scale di Bologna, responsabile educazione della provincia di Bologna, assessore all'ambiente del comune di Sasso Marconi, produttore nell'associazione Campi Aperti, associazione per la sovranità alimentare di contadini, quindi locali di piccola scala, che hanno ulteriormente lanciato una campagna nazionale per la tutela della piccola agricoltura contadina, soprattutto per quanto riguarda i vincoli normativi alle produzioni di piccola scala contadine e quindi per la tutela della sovranità alimentare e la giustizia sociale. Non sono scordato nessuno, credo. No, oh, là. Wow, scusate, stiamo, perdonami. No, ho chiamato talmente tanta gente, è stata la rotonda. Allora, Cristiano Bottone di Transition Town Italia. Transition Town è un'esperienza di innovazione sociale, di permacultura sociale, si può dire? E quindi, diciamo, una visione sistemica dei problemi ecologici e sociali. Transition Town Italia è il nodo della rete internazionale di transizione. Cristiano Bottone è uno dei fondatori del movimento italiano, che è diffuso in buona parte del territorio. In particolare l'esperienza di Monteveglio sull'Appennino bolognese è quella, diciamo, che ha lanciato in Italia le iniziative di transizione. Allora, i temi di questa tavola rotonda sono come connettere queste esperienze, se è possibile connettere queste esperienze diversificate per caratteristiche, però tutte quante più o meno hanno le caratteristiche di essere ecologiche, locali, solidali e di piccola scala. Abbiamo già parlato precedentemente di food policy, insomma di strumenti più istituzionali, anche RIFI ce ne ha parlato. I temi di prevenzione strutturale individuati dal nostro rapporto tecnico di ricerca vanno dall'educazione alimentare all'agricoltura sociale, al contrasto alle illegalità che producono poi anche spreco alimentare,
Quindi all'arrivo della riorganizzazione delle attività di agricoltura per legare produzione e consumo, agricoltura urbana nelle aree marginali, la tutela della piccola agricoltura contadina, l'accesso alla terra, l'agroecologia, la tutela delle specie e delle varietà locali tradizionali dell'agrobiodiversità. Tutto questo per arrivare a riconoscere un equo valore sociale ed economico agli alimenti, per riequilibrare le condizioni di accesso e di produzione, per ridurre la dipendenza dei sistemi alimentari dai commerci internazionali e quindi diciamo invertire il consumo di suolo agricolo, ridurre le eccedenze nella produzione e nella fornitura e quindi gli sprechi e prevenirli strutturalmente, anche riequilibrando le diete, riducendo i derivati animali, i grassi insalubri, i zuccheri, i sali. Questi sono i temi diciamo, fondamentali della ricerca e diciamo, non pretendo di confrontarci su tutti quanti perché sarebbe, diciamo, servirebbero almeno un altro di 4-5 convegni. Però diciamo, partiamo non so, da Francesca di Slow Food che ci può raccontare qualche attività di Slow Food in merito allo spreco alimentare e non so, anche le possibilità di connessione di Slow Food con altre realtà innovative. Grazie. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Grazie a Giulio e a Estra per il Ministero di averci invitato, per noi è sempre una grande possibilità, una grande opportunità per parlare di Slow Food. Se riuscite, sto anche dritta, mi sentite lo stesso. Allora, io devo dire che ne esco da questa mattinata abbastanza con le ossa rotte, nel senso che a fronte di questo bel rapporto fatto da ISPRA, credo che la cosa più forte che ci è rimasta nella testa è questo grande imbuto, no? Che loro hanno ben descritto, anche la parola rende tanto bene. Cioè, mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, è molto chiaro che produciamo troppo cibo, lo sprechiamo e soprattutto lo produciamo male. E che poi il dato proprio dell'indagine porta invece alla ribalta il fatto che sono proprio le produzioni agroecologiche ad essere quelle che più virtuose, quelle che poi sprecano di meno. Allora, visto che si è parlato di questo grande cambio di paradigma tanto voluto, quello che noi ci domandiamo è perché ancora non si è fatto questo cambio di paradigma, quindi perché è chiaro che se ci sono i dati è sotto gli occhi di tutti che basterebbe invertire la voglia di fare, fare agricoltura in un certo modo, cosa che invece questa volontà politica forte c'è stata nei 50 anni precedenti nel dirigere esattamente la rotta esattamente a dove siamo arrivati adesso, e cioè ad avere una produzione, ripeto, abbondante, che però non soddisfa tutto quello che possa essere invece un fabbisogno della terra perché è distribuito in maniera decisamente iniqua, ma soprattutto si produce cibo male. Allora, noi restiamo un po' appunto in attesa del cambio di questo paradigma da parte della politica e delle istituzioni, perché è vero che esiste una legge e che meno male che l'abbiamo fatta, questa benedetta legge Gadda, però Giulio Vulcano ci è andato anche leggero quando l'ha messo nella sua introduzione, dice a un certo momento mancano però gli obiettivi. Ecco, questa frasetta, quella cosa messa lì è realmente il nocciolo della questione. Abbiamo fatto una legge in Italia e ripeto, siamo anche all'avanguardia tutto sommato e meno male che c'è questa legge, però forse questa legge andrebbe poi tutto sommato completata, finita e veramente farla diventare uno strumento definitivo affinché ci sia questo cambio di paradigma. Cioè finché noi non mettiamo questi obiettivi per questo spreco e cioè diamo dei limiti a tutto quello che possa essere una produzione agricola che produce spreco, noi mettiamo lì delle belle frasi, mettiamo lì delle normative, ma non le applichiamo fino in fondo. E quindi noi che facciamo parte di questa piattaforma che è stata citata anche da assenza del Ministero dell'Agricoltura, questa piattaforma europea alla quale vi invito andate a dare un'occhiata, soprattutto voi ragazzi, perché lì ci sono anche delle petizioni a cui potete partecipare. E questa piattaforma che si chiama appunto Food and Loses and Waste, che voi trovate proprio a livello europeo, noi partecipiamo assieme ai promotori di questa grande piattaforma che si chiamano This is Rubbish
e che hanno messo in piedi 67 organizzazioni ambientaliste in Europa, ebbene lì cerchiamo di fare lobby affinché questi obiettivi vengano veramente poi centrati da tutta la comunità europea per ciò che riguarda lo spreco alimentare. Esiste in questo momento, gira appunto una petizione che io appunto vi invito anche a firmare e che in questo caso viene mandata direttamente al Ministro Galletti che ci ospita oggi, e in cui gli chiediamo veramente di prendersi carico di questa cosa e di definire questi obiettivi qui. Però la discussione, io non so se poi tu Giulio hai voglia di fare un altro giro, penso di no perché siamo mille, per cui sarò cerco di essere perciò un po' più incisiva e magari chiudo, è questa. Noi abbiamo detto che questo cambiamento è possibile, abbiamo uno slogan sempre dentro a questa piattaforma che è From Farm to Fork, cioè dalla fattoria alla forchetta, perché l'ha detto bene prima, no, Davide Marino, non è, si parte dalla produzione, da come si vende il cibo e poi da come si consuma. Ma la cosa grande che manca in tutta questa discussione e che riguarda anche il rapporto, secondo me, è che non si cita mai il valore del cibo. Cioè, noi siamo arrivati ad avere del cibo che costa poco perché abbiamo pensato che fosse la risposta per poter dare del cibo a tutti. È vero, lo è stata. È chiaro che se si abbassa ovviamente il costo del cibo è sicuramente più accessibile. Però poi abbiamo visto che l'abbiamo pagato per esempio in benessere. È un cibo che tantissime volte addirittura fa star male. E può essere che per far pagare meno le cose si possa produrre così male da far star male addirittura, è questo che noi ci domandiamo. E quindi secondo noi bisognerebbe produrre meglio, ridare valore a quello che mangiamo, perché dobbiamo, la gente non si rende nemmeno conto, dal rapporto viene fuori che si spreca tantissimo nelle famiglie, è la cifra più grande, no? Come si spreca tantissimo nelle mense scolastiche per esempio, ma questo perché? Perché il mangiare che mangiano i bambini non è buono. Allora, se noi non ritorniamo a questa radice, a ridare il valore a quello che noi produciamo e a considerare che tutto quello che noi compriamo è qualcosa che ci può nutrire, non solamente riempire la pancia, e trattiamo il cibo non come fosse una scarpa, forse anche andiamo un po' alla radice di questo problema. Noi lo facciamo sensibilizzando, sì, attraverso educazioni alimentari che facciamo nelle scuole o attraverso corsi anche per tutti quanti. Però è importantissimo quello che si diceva prima rispetto al sistema che deve tenere tutti quanti insieme. Grazie. Grazie. Io ci riprovo con la stessa domanda anche a Elisabetta Montesissa di Coldiretti e Campagna Amica. Campagna Amica è una rete molto estesa di mercati, sicuramente la più estesa, la più strutturata. E come si può interfacciare Campagna Amica con altre esperienze come il progetto solidale, per dire, o il partner market delle amministrazioni comunali, per dire, o non so, produzioni biologiche? Quante produzioni biologiche ci sono in Campagna Amica? Ce ne sono sicuramente. Così, butto là qualche idea, grazie. Bene, grazie dell'invito, mi complimento anch'io per il rapporto ISPRA, perché sarà sicuramente oggetto dei nostri incontri sul territorio che facciamo con gli imprenditori agricoli. Sicuramente anche l'agricoltura da questo incontro sembra uscire con le ossa rotte, no? Perché dal primo intervento del dottor Ciccarese sembrava che noi fossimo quelli che inquiniamo, l'azoto lo produce solo l'agricoltura, in realtà dobbiamo fare certo Riferimento anche all'industria, sembra che noi siamo quelli che inquiniamo eccetera, in realtà poi ho visto con piacere delle bellissime foto, dei bellissimi panorami
di vigneti, e diciamo che se non ci fosse l'agricoltore che questo lavoro lo fa, probabilmente non avremmo i panorami e non avremmo la biodiversità che esiste. Quindi mi fa molto piacere che nel rapporto sia uscita questa efficienza delle filiere corte, che passa dal 400, dal 200 al 400 nelle filiere corte, quindi è davvero una bella soddisfazione. Campagna Amica rappresenta 20.000 aziende agricole sul territorio nazionale, con oltre 1.500 mercati di Campagna Amica, sia nell'ambito di, sia che possono essere definiti farmer market perché sono fatti in collaborazione e comunque su suolo pubblico, sia su area privata. Numerosi sono gli imprenditori agricoli biologici che convivono con quelli convenzionali, con quelli a lotta integrata, quindi non c'è assolutamente all'interno differenza, perché ritengo che comunque il discorso del biologico sia un discorso che è il consumatore che sceglie e che è educato verso questo tipo di prodotto, così come è l'imprenditore agricolo che decide di fare, magari in un certo territorio più vocato, un certo tipo di agricoltura. E la dottoressa di Slow Food diceva che l'agricoltura produce spreco. In realtà diciamo che sono i disequilibri lungo la filiera che producono spreco, perché noi innanzitutto con i prezzi dei prodotti agricoli siamo fermi a 20 anni fa, quindi nonostante tutti gli sforzi che siano stati fatti dalle istituzioni, pensiamo alla condizionalità, pensiamo al greening, pensiamo alla lotta integrata, pensiamo a una serie di meccanismi messi in campo anche dall'Unione Europea per andare nella direzione della sostenibilità. E dall'altra parte abbiamo un disequilibrio legato al fatto che all'agricoltore molto spesso si chiede di produrre perché il commerciante, perché l'agroindustria chiede, ma poi proprio per questo disequilibrio, proprio per il problema delle, passatemi il termine problema, delle importazioni a prezzi molto più bassi di quelli che sono le produzioni al di sotto dei costi di produzione dell'agricoltura italiana, comportano che l'agricoltore abbia prodotto pensando a quello che gli ha chiesto il commercio e l'industria, e poi alla fine il commercio e l'industria vanno a rifornirsi in altro luogo, in altri territori. Cosa cerchiamo di fare con Campagna Amica, anche in collaborazione con Slow Food, anche in collaborazione con AIAB, ad esempio nel discorso no OGM, no glifosato, eccetera? Cerchiamo di, prima di tutto, educare il consumatore attraverso i mercati di Campagna Amica. Non sono soltanto un luogo di commercio, ma sono un luogo di rappresentazione trasparente di quello che sono le filiere. Quindi la prima cosa che il consumatore ha, esattamente come nei mercati di Slow Food, la possibilità di parlare direttamente con l'imprenditore agricolo che quel prodotto l'ha, scusate il gioco di parole, l'ha prodotto. E quindi una filiera corta che rappresenta quelli che per noi sono, e vado al discorso dello spreco, le parole chiave che sono prevenzione, educazione e consumo sostenibile. Le attività che noi facciamo, noi l'anno scorso abbiamo incontrato 200.000 ragazzi in tutta Italia per educarli all'educazione alla Campagna Amica, educarli alla stagionalità, per fargli capire come si coltiva un orto, per fargli capire che se noi andiamo a acquistare o chiedere ai genitori di acquistarci le fragole a Natale, sicuramente non saranno italiane, sicuramente avranno percorso migliaia di chilometri, sicuramente avranno inquinato per arrivare qua. E poi magari nel periodo e nella stagione della maturazione delle fragole in Italia non abbiamo più voglia di mangiarle perché le abbiamo già mangiate prima, no? Quindi anche questo ritornare alla stagionalità e ritornare ad un consumo e a un colloquio col consumatore che faccia capire l'importanza del cibo, di valorizzare i prodotti, la valorizzazione del giusto prezzo dei prodotti agricoli va in questa direzione. Anche quello che i consumatori acquistano nei mercati di Campagna Amica, ma nei mercati contadini in generale, sono prodotti innanzitutto più freschi e quindi con una durabilità maggiore, sono prodotti che non hanno percorso chilometri per arrivare e quindi non hanno inquinato, sono prodotti che hanno una storia, una tradizione e un territorio alle proprie spalle, e anche in questo caso significa valorizzazione del prodotto agricolo. L'altra cosa che è stata citata anche stamattina è quella delle doggy bag. Noi nei nostri contesti, nei nostri ristoranti di Campagna Amica, ma anche negli agriturismi, abbiamo diffuso quella che abbiamo definito l'agribag,
proprio per incentivare il cliente consumatore a riportarsi a casa l'avanzo, che è un avanzo positivo, non deve essere sprecato, così come la rete degli orti urbani che facciamo in collaborazione. In questo caso vogliamo dare un messaggio ai cittadini e ai bambini che produrre significa fatica, produrre comporta una serie di attività e quindi non dobbiamo sprecare o non dobbiamo buttare. In questa direzione la filiera corta è sicuramente molto più, come posso dire, ha sicuramente una capacità maggiore di scontrare, di combattere lo spreco rispetto alla grande distribuzione in cui si fanno magari 3x2, no? O tutte queste politiche di sconto che attirano il consumatore, ma poi quando l'abbiamo portato a casa magari non ci serve più. Mi fermo perché penso di essere stata anche troppo lunga. Grazie veramente. Vogliamo seguire una linea di ragionamento sull'evoluzione dell'agricoltura, quindi chiederei a Vincenzo Vizioli di introdurci il problema dell'attività di IAB, più salienti, e sempre la possibilità di sinergie con altri soggetti. Grazie. Provo a fare un ragionamento per acchiappare un po' di argomenti che hai introdotto. L'agricoltura biologica è cresciuta in modo esponenziale per merito esclusivo dei consumatori che si sono orientati verso il biologico per un motivo molto stringente: la paura dei pesticidi. Fino a poco tempo fa era un po' più difficile trovare informazioni, oggi se ne trovano anche di fallaci, ma le informazioni circolano con più facilità e quindi diventa meno convincente la persona che in televisione viene a dire: beh, non è che vi dovete troppo preoccupare, non vi dovete troppo preoccupare del fatto che nelle uova c'è stato un po' di pesticida che non doveva esserci, cioè perché è poco, come se la tossicità fosse solo quella cronica, fosse solo quella acuta e non ci fosse un accumulo giornaliero. Stessa cosa per il glifosato, che l'ISPRA ci ha dimostrato che se dove lo cerchi lo trovi, e addirittura una recente ricerca ha verificato purtroppo anche la presenza nelle urine di 13 donne che abitavano a Roma in stato di gravidanza di altro consumo, e il che significa appunto che c'è qualcosa che non funziona. Parto da questo livello perché la politica è molto indietro rispetto alle scelte che ha fatto il consumatore, così come perché sarà anche il consumatore a poter condizionare la distribuzione verso un approccio più equo. Lo dico perché c'è un fatto che oggi, diciamo, i grandi marchi si sono gettati sul biologico perché c'è un mercato, molti lo fanno ma non ci credono, molti lo fanno cercando di applicare gli stessi standard del convenzionale al biologico, il che non è praticabile. Pensate solo per esempio al fatto che quando uno porta una pedana al distributore che dovrà consegnare la grande distribuzione, la valutazione è fatta sull'omogeneità, sul calibro, sul colore. Allora, se qualcuno conoscesse il metodo di agricoltura biologica, potrebbe affermare che l'agricoltura biologica ha una parola chiave che si chiama biodiversità, e chi vuole fare agricoltura biologica lavora sulla biodiversità del suolo e sulla biodiversità del soprassuolo. Ora, questo concetto è fortemente negato dalle tendenze della ricerca. Per iscrivere un grano, tanto per dire una, al registro varietale, cioè per poterlo commercializzare, questo deve essere stabile e omogeneo, significa uguale, tutto uguale, e che quando lo risemino è un'altra volta uguale. La biodiversità non è né stabile e né omogenea, se no non sarebbe diversa, e quindi cambiamo qua, il cambio di paradigma ci deve essere. Tanta roba si lascia in campo proprio su questo criterio, perché se a me mi chiedono la zucchina di 18 centimetri
che entra nella scatolina. Vi racconto un aneddoto che abbiamo fatto insieme a degli agricoltori calabresi, una sperimentazione sul metodo biologico. Insomma, arriva un ordine, 100 quintali di broccolo calabrese. Tutti contenti, gli abbiamo pettinato il broccoletto, arriva a destinazione, torna il fax con scritto che erano stati declassati il 60% dei broccoli. Ci siamo interrogati sul perché, avranno trovato qualcosa, no? Il motivo era impensabile, siccome doveva andare in scatoline già preconfezionate, il broccolo calabrese sopra i 350 grammi non era biologico, doveva essere declassato perché loro non entrava nel modello distributivo della grande distribuzione. Allora, proprio parlando del broccolo calabrese, uno raccoglie il fiore principale e sappiamo tutti che poi ci stanno i ricacci, che non pesano 350 grammi ma sono pochi grammi. Il produttore dice: io non ci vado neanche a raccoglierli perché me li pagano niente, e quindi il costo di raccolta. E così esce fuori un discorso fondamentale, cioè quello del prezzo e del valore del prodotto. Oggi lo spreco è legato anche al fatto che il prezzo non è più collegato al valore di un prodotto, il prezzo lo fa il mercato finanziario. Quando studiavo, tanti anni fa, mi avevano insegnato che il prezzo si costruiva col fatto che da un'indagine si diceva: come è andata l'annata agraria? Quanti ettari sono stati seminati di questo coso? Ce n'è, non ce n'è, quindi adesso ce ne può essere una valanga, non ci può essere niente, siccome si fa sulla speculazione finanziaria e in ogni volta che manca un chicco di grano, il giorno dopo attracca una nave, da dove viene non importa, l'importante è che si mantenga. Noi abbiamo alcuni prodotti che non possono essere fatti bene, e questo trasporta, così tocco un altro tema, sulla questione legalità. Se noi continuiamo a pagare, al di là dell'infamità delle persone che sfruttano il disagio di chi viene da situazioni disperate, poi questa infamità è esaltata dal fatto che se noi facciamo un contratto sul pomodoro a 5 centesimi al chilo, il primo taglio si fa sulla mano d'opera e la capanna dello zio Tom la costruisce l'andrangheta, la mafia, tutto quello che volete, ma la costruisce anche il mercato, che non vuole riconoscere un prezzo equo al prodotto. E con questo tante arance restano sulla pianta, perché Rosarno o non Rosarno, se non riesci a venderlo per circuiti alternativi, il prezzo è quello e il trasporto lo decido io, e a chi lo vendi lo decido io, e chiudo. E allora, in questo senso, la filiera corta, il rapporto diretto, i gruppi d'acquisto servono anche come modello di educazione, di vicinanza e riconoscimento che non è la pezzatura, non è il colore, ma forse vale il sapore, il modello di produzione, e poi anche il riconoscimento di chi ci ha lavorato. Grazie Vincenzo, anche per l'esperienza diretta che ci porti. Allora, sono stati citati i gruppi d'acquisto solidale, io farei subito un collegamento con la rete di economia solidale con Davide Albertini. Vai, liberamente. Sì, innanzitutto volevo mettere in evidenza che questa ricerca è estremamente utile al nostro mondo, al mondo dell'economia solidale, dei gas, dei distretti di economia solidale. Ed è utile sia perché sul piano metodologico propone un rapporto tra pratiche e riflessioni sulle pratiche interessante. Quindi, se è vero che, come diceva Einstein, la teoria senza pratica di riferimento è cieca, è anche vero che appunto la teoria poi deve illuminare queste pratiche. E i contributi che dà la ricerca sono molto importanti. Perché? Allora, noi nasciamo con una base sociale,
costituita dai gruppi di acquisto solidale, ce ne sono circa 2000 a livello nazionale, ogni gruppo d'acquisto è costituito da una trentina di famiglie, ogni anno hanno acquisti per alcune decine di migliaia di euro, e credo che Vezzioli si riferisse anche al ruolo che hanno avuto i GAS nella promozione del biologico, perché era una delle caratteristiche da cui partivano i gruppi di acquisto. Nella ricerca che è stata fatta insieme con l'osservatorio Cores dell'Università di Bergamo sui 500 GAS lombardi emergeva proprio questa prima esigenza, cioè le famiglie che alla fine degli anni 90 costituivano i GAS avevano come primo obiettivo quello di migliorare la qualità della propria alimentazione e quindi la salute ad essa collegata, rivolgendosi in primo luogo a piccoli produttori biologici. Perché aiuta le nostre esperienze? Perché noi stiamo portando avanti all'interno della rete, del mondo Ecosol, una proposta di, come dire, di andare oltre il consumo critico tradizionale per i fenomeni che pure ricordava Vezzioli, che sono giustamente individuati anche nel report, no? Se è vero che uno degli obiettivi è quello di contrastare le concentrazioni delle multinazionali nell'agroindustria, cito dal report, è importante, comunque diciamo che questo era il senso, è importante che questo venga portato avanti per privilegiare lo sviluppo di reti e sistemi alimentari locali di piccola scala, ecologici, civici, solidali, cito dal vostro report. È importante mantenere anche nel rapporto con la produzione del biologico questo stesso paradigma, perché se appunto si fa biologico con lo stesso paradigma dei sistemi agroindustriali, è evidente che questo non è più quello che, almeno al nostro interno, è auspicabile. Quindi per alcuni versi il biologico può oggi non essere la prima discriminante, se è vero che ci sono appunto grandi multinazionali come Amazon che acquistano negli Stati Uniti Whole Foods, che è la rete dei supermercati di elite, e che a Milano con alcuni accordi consegna nell'arco di un'ora prodotti biologici alle famiglie che scelgono questa strada, no? Quindi una strada di relazione passiva con l'insieme delle caratteristiche che il vostro report mette in evidenza sul piano appunto sia delle relazioni, quindi dell'innovazione sociale, ma anche del rapporto con l'ambiente e con nuove forme di economia. Allora, passaggio che stiamo gestendo è quello che voi avete rilevato, le comunità che supportano l'agricoltura, le CSA, i sistemi di garanzia partecipata, i patti, cioè tutto ciò che mantiene all'interno dell'economia delle relazioni il progetto di cambiamento, di trasformazione di cui il nostro mondo è comunque portatore. Il passaggio è quello di verificare come anche queste esperienze innovative possono essere inserite in una cornice, chiamiamola, visto che è di moda, di economia circolare reale, locale, di chiusura, come si propone in agricoltura, perché questa è la sostanza, no? Al di là del biologico, del biodinamico, quella della chiusura dei cicli, del ritornare all'interno del modo di fare agricoltura a quello che si faceva fino a 50 anni fa. E quello che è necessario oggi fare anche a livello di sistemi di economia locale sostenibili. Allora, vostro report ci mette a disposizione una serie di strumenti di analisi generale, apprezzabile, necessaria, come si fa
a definire possibili paradigmi di cambiamento se non si tiene conto, come è stato fatto nel vostro report e citato stamane, appunto, dei cambiamenti del clima, della sovrappopolazione, di tutti quei fenomeni che condizionano ormai sempre più pesantemente la vita di ogni giorno. Come si fa, appunto, a non intraprendere percorsi di cambiamento se non si tiene conto che sono i sistemi agroalimentari dell'agroindustria che condizionano tutti noi? Cioè, se noi abbiamo un elemento di alleanza, tutti i partecipanti a questo tavolo, ce l'abbiamo proprio per fare i conti con le conseguenze nefaste della finanziarizzazione, come dite voi nel vostro report, e quindi del prevalere, no, di interessi di multinazionali rispetto a quelli della gente comune, no? Voi dite, ricordate nel vostro report, che il 70% dell'agricoltura a livello mondiale è agricoltura contadina. Ciò significa che il 30%, che è agricoltura industriale, condiziona invece il modello di sviluppo complessivo e soprattutto condiziona gli esiti sempre più pericolosi, no, della vita nel nostro pianeta. Quindi noi abbiamo la necessità di contrastare questo tipo di dipendenza a tutti i livelli, dell'agricoltura, dei contadini, degli agricoltori, dei consumatori e di tutti coloro che si propongono, appunto, di cambiare stili di vita, consumo e produzione. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Qualcosa di positivo ve lo dico. Noi, allora, io vengo da una realtà che è quella bolognese, dove Campi Aperti è un'associazione di cittadini, non di agricoltori, questo lo dico per correggere parzialmente Giulio Vulcano, è un'associazione di cittadini che gestisce mercati contadini, ok? Ne organizza al momento 7 e gestisce 7 nella città di Bologna. Il numero di produttori agricoli contadini coinvolti è intorno al centinaio. Di aziende che tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, prossimamente forse apriremo un ottavo mercato di sabato, portano in città i prodotti della loro attività. Piccola parentesi, solo i prodotti della loro attività, cioè nei nostri mercati vige una norma, una regola che dice che non si può fare compravendita. Questo perché, per anticipare quella che è una deriva che abbiamo visto, che purtroppo si prende, cioè quando comincia a fare commercio questo finisce per prevalere rispetto alla produzione, perché è molto più facile e molto più soddisfacente dal punto di vista economico commerciare piuttosto che spaccarsi la schiena a tirar fuori 4 broccoli che poi ti vengono buttati via. Questo. E quindi questa cosa è una delle regole fondamentali dei nostri mercati. E i nostri mercati funzionano molto bene, dicevo, siamo ormai 7 mercati, probabilmente apriremo un ottavo, e questa cosa anche dal punto di vista del ritorno economico è sicuramente un trend in crescita, un superiore a quello, almeno per il nostro piccolo osservatorio molto locale. Qualcuno diceva che i sistemi sono alimentari devono essere locali, noi siamo un esempio di questa cosa, per il nostro osservatorio è un trend di crescita superiore a quello del biologico, cioè complessivamente, quindi i nostri mercati crescono più di quanto non cresca la produzione biologica e il commercio del biologico a livello nazionale. E quindi noi siamo sostanzialmente una forma aggregativa che produce degli effetti positivi sulla presenza delle aziende. Noi siamo di fatto una grande startup, perché nei nostri mercati accogliamo aziende anche molto piccole che sono in avvio della loro attività e che, grazie al fatto che sono insieme ad altri produttori più grossi, più strutturati, eccetera, riescono ad accedere ai mercati, a portare la loro produzione e avviare un percorso di costruzione di un reddito che altrimenti sarebbe difficile da mettere in piedi. E questa cosa mi fa molto piacere, perché sono tante piccole realtà che altrimenti sarebbero scomparse e che compongono una socio-biodiversità, non so come chiamarla, molto interessante. Le altre cose dei nostri mercati che caratterizzano i nostri mercati sono i sistemi di garanzia partecipata. Noi abbiamo un accesso ai mercati che è regolato
da una forma di garanzia partecipata, per cui tutte le regole che noi stabiliamo per l'accesso ai mercati vengono verificate in forme condivise. Devo stringere? Già? Ok, vabbè, basta. Allora. Stringo. Quello che sta succedendo adesso è una cosa che secondo me va detta. Rispetto alla relazione con i gruppi d'acquisto, noi stiamo avviando a Bologna un'esperienza di emporio condiviso sul modello di alcune food coop americane, in particolare la Slope Food Coop di Brooklyn, che è 40 anni che funziona, ma un'altra ne hanno aperto a Bruxelles, credo, da poco, che si chiama BS, la Louvre a Parigi. Insomma, sono esperienze che si stanno diffondendo un po' negli altri paesi, noi la stiamo importando a Bologna. Nasce da una collaborazione tra Campi Aperti e il gas Alchemilla, che è uno dei più grossi gas di Bologna, sono centinaia di famiglie associate in questo gas, e si è deciso di andare un po' oltre, di rendere più facile l'accesso ai beni che di solito vengono commercializzati attraverso la rete dei gas, che ha, come dire, dei vincoli organizzativi, non essendo professionale ma essendo basata sul volontariato, e quindi stiamo lavorando per costruire un emporio in cui, con orari più simili a quelli del negozio, si possa accedere a fare acquisti, però partecipando, così come nello spirito del gas, alla definizione di che cosa si va a vendere e acquistare all'interno di quell'emporio, cioè che cosa viene commercializzato viene deciso insieme. Quindi è un emporio partecipato da questo punto di vista, ma anche da un altro, e qua c'è un elemento che secondo me andava discusso nella tavola rotonda precedente, che è il lavoro virgolette, quello veramente volontario, non quello dell'Expo che non era volontario, scusate, questo non l'ho detto prima, che l'avrei detto anche questo, scusate, è quello veramente volontario, che i soci della cooperativa forniscono alla cooperativa per ridurre e abbattere i costi di gestione. Quindi c'è un obbligo che serve a questo, ma anche ad altro, a restare dentro, partecipi, a non perdere i contatti, eccetera, a fornire alcune ore di lavoro durante il mese per fare il funzionamento anche spicciolo della cooperativa. Queste sono evoluzioni che secondo me poi scontrano, invece questa in particolare del lavoro, sulla normativa sul lavoro, che è un disastro e che limita moltissimo le possibilità che invece questo tipo di rapporto potrebbe sviluppare. Okay, okay. Lascio la parola a Cristiano Bottone, perché si è parlato molto di innovazione sociale, di transizione. Come possiamo fare la transizione verso un sistema alimentare di economia? Immaginate di voler aprire una pasticceria e rilevate un bello stabile in cui c'era un gommista con tutto quello che c'era dentro lo stabile. È abbastanza semplice capire che quasi niente di quello che c'è dentro quello stabile sarà particolarmente utile per fare una pasticceria. Questo è il cambio di paradigma che stiamo cercando di fare. Come qualcuno ha già detto oggi, ci sono 50 anni di tentativi. Niente di quello di cui abbiamo parlato adesso è nuovo. Stiamo tutti facendo cose antiche, tra virgolette. E c'è un signore con i capelli bianchi che applaude, perché di solito uno arriva dopo tutta un'esperienza di vita e dice: io quella roba lì l'ho già vista 78 volte, finisce sempre così. Allora, quando è nata... No, ma è semplice, ve la faccio proprio breve per cercare di dare un contributo, diciamo così. Allora, il movimento di transizione è nato da poco e ha avuto questo vantaggio di poter guardare tutto in un modo... Abbiamo fatto un sacco di meta-osservazione, no? Di tutto quello che c'è, poi si tirano le somme, uno dice, ma insomma, tutti questi qua hanno lavorato dei pazzi, lui si rompe la schiena dei campi, loro fanno i prodotti di... Poi alla fine uno fa i conti e dice: sì, qualcosina è successo, però è successo veramente poco. Ci sarà qualcosa di più complicato. La cosa più complicata è questa, cioè noi nasciamo dalle teorie del pensiero sistemico e le teorie del pensiero sistemico non esistono nella nostra cultura. Cioè, facciamo finta che ci siano, ma è come andare a fare una pasticceria nel negozio di un gommista. Vorrà dire che c'è un sacco di roba da portare dentro, che non è che non esista, ma in un negozio del gommista non c'è. Quindi nel nostro sistema,
che si è sviluppato per centinaia di anni per produrre un certo risultato, uso delle risorse, eccetera, eccetera, non ci sono gli strumenti che servono a fare il pasticcere, ci sono gli strumenti che servono a fare il gommista. E non so se avete fatto caso, questa mattina abbiamo sentito una persona del Ministero dell'Agricoltura dire con un certo orgoglio e compiacimento, che capisco perfettamente, come loro collaborano bene col Ministero dell'Ambiente. Ora, questa mattina sembrava una notizia, no? In un sistema sistemico, il Ministero dell'Agricoltura deve collaborare al 100% col Ministero dell'Ambiente e con tutto il resto, perché è facile capire che non esiste il cibo, non esiste il... è tutto completamente collegato. Allora, cosa si fa se si va a fare i pasticceri nel negozio del gommista per chiudere molto in fretta? Si deve portare dentro attrezzatura diversa, perché vi serve la frusta, vi serve il frullatore, vi serve il forno per cuocere le cose, e bisognerà anche portare fuori delle cose. Allora, quello che abbiamo imparato in questi 12 anni di lavoro è che nel nostro sistema, nella nostra officina di gommista, dobbiamo inserire, e faccio un appello anche al professor Marino, mi raccomando, nelle università, ovunque sia possibile, portare dentro gli strumenti del pensiero sistemico, che non sono disponibili a nessuno, non li stiamo insegnando a nessuno, se non in degli angolini del contesto rimangono là, e soprattutto portare fuori. Perché se continuate ad avere le macchine per cambiare le gomme o per vulcanizzare la gomma, non avete posto per quello che c'è da fare. Allora, noi stiamo dando per scontato che gli strumenti attualmente disponibili, gli strumenti di governance, gli strumenti di analisi, siano quelli che possono servirci a fare cambiamenti. Lo sappiamo già, no, non li fanno. Non abbiamo degli strumenti di governance in grado di governare un vero cambiamento. Tanto che ognuno di quelli seduti qui al tavolo finisce per lavorare in un piccolo ambito con una gran fatica, e poi alla fine, se chiediamo a ognuno di loro, vi diranno tutti gli ostacoli che incontrano tutte le mattine per cercare di fare quello che stanno facendo, e tutti i paletti attorno a cui devono cercare di girare. Quindi, se posso permettermi, un rapporto come quello di ISPRA è quando nel negozio del gommista arriva il nuovo frullatore. Ok? Finalmente ho uno strumento in più che mi aiuta davvero, e concordo completamente con Davide quando dice questa roba ci serve, serve a quelli che poi fanno le cose pratiche sui territori. Quindi complimenti a ISPRA per il coraggio e per l'impegno nel cercare di sviluppare temi di questo tipo in questo modo. E poi però portiamo anche fuori le cose. Smettiamo di farle come siamo abituati. Per esempio, se posso darvi un consiglio, smettiamo di fare questo tipo di conferenze. Con noi qua sopra, voi seduti lì, una tavola rotonda con 50 persone che hanno una vita da raccontare e 5 minuti a testa. Queste sono le cose che ci impediscono poi di progredire, perché siamo tutti qui, siamo venuti da lontano e non vi diremo niente. Ma con questo non dico che non è che siete cattivi, cioè è così che il sistema funziona. Questo è un gommista, qui si cambiano le gomme, non si fanno i cambiamenti sistemici. La transizione prova a fare questo, cioè fa un tentativo, è un grande esperimento, è diffuso in tutto il mondo, non lo sappiamo se funziona, assolutamente non ne ho la più pallida idea. Posso dirvi che è molto divertente come percorso da fare, che produce degli effetti interessanti, però l'idea è quella: proviamo a entrare in un negozio di gommista e costruire una pasticceria con tutto quello che ne consegue. Fate entrare i frullatori, per favore. Grazie.